Fammi indovinare, hai appena pullato Blade e non sai che pesci pigliare, non capisci come funziona, come si builda, con chi giocarlo, insomma, confusione totale. Se ho ragione, questo è il video che fa per te. Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi parliamo di Blade, personaggio a 5 stelle di elemento vento che fa parte del Path, ovvero della via, del Destruction, ovvero parliamo di un attaccante di punta che ha sia caratteristiche da attaccante su bersaglio singolo che caratteristiche da attaccante su bersaglio multiplo. E a ciò aggiunge, e se la voce non mi muore sicuramente ve lo dirò con più comodità, dicevo, a ciò aggiunge una sua capacità innata di gestire i suoi punti salute durante la battaglia in modo da andare a potenziare i suoi colpi. Blade è un personaggio Destruction che vuole essere colpito dai nemici, è un personaggio che vuole essere il centro dell'attenzione e che preferisce senza ombra di dubbio essere affiancato da un curatore rispetto a un personaggio con scudo, proprio perché più Blade perde vita durante lo scontro, più letali diventeranno i suoi colpi. Iniziamo con una panoramica generale dei suoi talenti attivi e passivi e la sua abilità Hellscape non può che non essere il punto di partenza. Questa abilità permette a Blade di consumare il 30% della sua vita per entrare in uno status speciale chiamato Hellscape, e questo status speciale gli permetterà di avere gli attacchi normali, i colpi normali, potenziati. Badate bene che utilizzare questa abilità non andrà a ricaricare la vostra energia. Al contrario, saranno i colpi normali potenziati a farlo e anzi ricaricheranno un valore di energia superiore rispetto a quello dei classici colpi normali. Vi do un riferimento numerico: un colpo normale classico su Star Rail recupera 20 punti energia, mentre il colpo potenziato di Blade ne recupera 30. La meccanica più importante dell'abilità di Blade è il fatto che una volta utilizzata questa abilità, il turno di Blade non termina. È una sorta di abilità di preparazione che poi vi permetterà di avere subito un altro turno che 10 volte su 10 utilizzerete proprio per iniziare a sfruttare l'attacco base potenziato del personaggio. È importante ricordare anche che una volta utilizzata la skill, il danno di Blade aumenta e che l'effetto speciale che vi potenzia gli attacchi base dura per 3 turni. In altre parole, Blade utilizza un punto abilità ogni 3 turni e questo lo rende un personaggio a tutti gli effetti non sfruttatore esagerato di skill point, come invece avviene con altri attaccanti che hanno un bisogno gigantesco di utilizzare l'abilità ogni volta che possono, come Jin Yuang o Zila. Il turnaggio di Blade solitamente avviene così: usate la sua abilità, quindi consumate uno skill point, poi usate per 3 volte il colpo normale. Attenzione, perché i colpi normali di Blade purtroppo non recuperano punti abilità e quindi Blade vi consumerà un punto abilità circa ogni 3 turni, ma non andrete a guadagnare punti abilità ogni volta che utilizzerete l'attacco normale potenziato. L'attacco normale potenziato di Blade gli fa perdere il 10% di vita bersaglia un nemico e vengono colpiti anche i nemici adiacenti al nemico che abbiamo bersagliato. È un colpo ad area, un colpo che nella migliore delle ipotesi colpirà ben 3 bersagli ed è potenziato sia dall'attacco di Blade che dai punti salute di Blade. E qui apriamo la grande parentesi dello scaling di Blade, che sì, è sia sull'attacco che sugli HP, ma in verità lo scaling sugli HP è molto più importante rispetto a quello sull'attacco, e quindi considerate Blade un personaggio che non ha bisogno della statistica attacco per fare danno, ma che ha bisogno invece di avere veramente tanti punti salute. Tanti punti salute equivalgono in un personaggio che incassa meglio i colpi e che fa più danno a sua volta. Altra caratteristica di Blade è che nel caso in cui le sue abilità lo portino a 0 di vita, Blade non si ucciderà mai da solo, ma rimarrà sempre con un HP. Il talento di Blade, Shuhu's Gift, non da sottovalutare perché secondo me è una delle parti focali della sua offensiva, dice che ogni volta che Blade incassa dei danni e quindi viene bersagliato, non ha uno scudo e si prende dei danni lui stesso, o nel caso in cui Blade si tolga HP da solo,
cosa che fa, sia con la skill, sia con l'abilità, che con l'attacco base potenziato, andrà a guadagnare un livello di carica, un livello, diciamo, della sua meccanica particolare. Quando si arriva a 5 livelli di carica, Blade sparerà un follow-up attack su tutti i nemici. Questo follow-up attack fa una quantità di danni imbarazzante, è di una potenza incredibile. Anche qui abbiamo uno scaling sia sull'attacco sia sugli HP, ma lo scaling è molto più importante sugli HP, lo ripeterò per l'ultima volta, concentratevi sui punti salute e lasciate perdere l'attacco. E questo colpo, oltre a fare un sacco di danni ai nemici, andrà a recuperare anche vita al nostro Blade. Una volta utilizzato il follow-up attack, chiaramente i punti di carica si azzereranno e dovremo ricominciare ad accumularli. La ultimate di Blade, che costa 130 di energia, quindi attenzione perché è un costo abbastanza alto e non aspettatevi di spammare la ultimate quando volete, setta la vita di Blade al 50%, il che significa che se siete sopra al 50% perdete vita, se siete sotto al 50% guadagnate vita, la vita di Blade verrà settata a metà, sempre e comunque, infligge danni di elemento vento a un nemico singolo e poi fa dei danni anche ai nemici adiacenti, quindi ha la stessa caratteristica di targeting dell'abilità di Blade, e ha una maggior potenza più punti salute Blade ha perso prima di tirare questo colpo. Il cap, il limite massimo, è 90%, ed è chiaramente un colpo che dà il meglio di sé quando riusciamo a ottimizzare le nostre rotazioni con Blade in modo che lui sia il principale bersaglio dei colpi nemici e che si tolga tanta vita da solo utilizzando abilità e colpi base potenziati. Una volta utilizzata la ultimate, ricomincerà la conta degli HP persi in una battaglia e quindi quando utilizzeremo la ultimate una seconda volta dovremo calcolare gli HP persi dal primo utilizzo della ultimate in poi. Detta in altre parole, dovrete riperdere HP tra una ultimate e l'altra in modo da continuare a potenziare questo colpo, cosa che Blade dovrebbe fare senza grossi problemi. Dopotutto gli HP se li toglie da solo. Ah, e chiarisco anche che utilizzare un curatore per aumentare la vita di Blade non va ad azzerare questo conto. L'importante è perdere vita, non il fatto che poi voi la recuperiate. E questo è il motivo per cui, come vi ho già premesso a inizio video, Blade gioca davvero molto bene con i curatori, perché i curatori gli ridanno vita e quindi permettono a Blade di togliersela molto facilmente, mentre gli scudi vanno a impedirgli di prendere danno e basta, e di fatto quindi bloccano la sua meccanica. La tecnica di Blade, ultima parte dei suoi talenti attivi, gli permette di iniziare lo scontro subito togliendosi un po' di vita e colpendo tutti i nemici con l'elemento vento. È una tecnica che spesso si rivela utile poiché va ad attivare tutte le caratteristiche speciali di Blade e tutti gli effetti legati al fatto che lui si vada a togliere vita da solo. Dei suddetti effetti parliamo proprio ora. Iniziamo dalla prima trace, la trace della prima ascensione di Blade, chiamiamola così, che gli permette, fin tanto che si trova al 50% sotto della sua vita massima, di avere un bonus alle cure ricevute, quindi un effetto che comunque ci permette di curare più facilmente il nostro Blade. Il secondo talento di ascensione dice che se Blade colpisce un nemico con lo scudo rotto, cioè un nemico in break, dopo aver utilizzato Forest of Swords, che è il suo attacco base potenziato, allora andrà a recuperare parte dei suoi HP. Di nuovo un talento che aiuta Blade nel mantenersi più in forma durante lo scontro. E infine abbiamo il talento della sua ultima ascensione, il talento dell'ascensione all'80, che dice che i danni del follow up di Blade aumentano del 20%. Vi ho già detto che secondo me il follow up di Blade è un colpo di una violenza inaudita e quindi andarlo a potenziare ulteriormente con un talento del genere, con una trace del genere, ci piace. In generale il resto dei nodi di Blade è eccellente. Blade ha un sacco di crit rate, statistica che gli serve come il pane, in particolare perché i personaggi Destruction di solito fanno fatica ad alzarsi questa stat. Poi ottiene max HP, di crit rate ha, come vedete, ben 3 nodi e si va oltre il 10% di rate, mentre di HP ha 4 nodi e gli HP si traducono in attacco su questo personaggio. E poi abbiamo anche un paio di nodi in Effect Res che sicuramente schifo non fa, anche perché avere
avere effect res aumentato ci permette di proteggere passivamente la nostra unità destruction da effetti negativi che possono portarci a perdere dei turni, come il congelamento o anche l'entanglement, mi pare che si chiami, l'effetto da break speciale che ti mettono addosso i nemici imaginary, quello che ti ritarda il turno. Ecco, l'effect res ci può aiutare a resistere effetti del genere e non solo, in generale ci protegge dagli status alterati, chiamiamoli così, che il nemico ci può mettere addosso, e sicuramente un effetto del genere a Blade fa piacere. Purtroppo per le nostre risorse tutti e quattro i talenti attivi di Blade vanno livellati. La skill, la ultimate e il talento del follow up vanno livellati, poiché andiamo ad aumentare i moltiplicatori di danno del nostro Blade. La skill ci va a migliorare il bonus di danno che prende utilizzandola. La ultimate aumenta i suoi moltiplicatori, il talento aumenta i moltiplicatori già pazzeschi del suo follow up, e ci tocca livellare anche il basic attack, perché da qua dipendono i danni della maggior fonte di danno di Blade, che è il suo basic attack potenziato dalla skill. Ora parliamo velocemente degli Eidolon di Blade. Questo non è assolutamente un personaggio che richiede degli Eidolon specifici per funzionare, va benissimo anche a E0, e tutti i suoi Eidolon sono prettamente incentrati sull'offensiva, anche perché il personaggio ha questo ruolo. Il primo Eidolon permette a Blade di avere i danni da ultimate potenziati, ve la faccio molto breve. Il secondo Eidolon, il mio preferito, gli aumenta il crit rate del 15% fin tanto che è nello status speciale settato dalla sua skill. Lo ripeto, avere un personaggio indipendente dal punto di vista del crit rate o comunque facilmente buildabile da questo punto di vista è un enorme vantaggio, in particolare per un personaggio destruction come Blade, che solitamente non ha moltissimi modi di aumentarsi il crit rate. Considerate che dalle traces prende 12% e da questo Eidolon prende 15%, e quindi avete un Blade che 9 volte e mezzo su 10 sarà abbastanza indipendente dal punto di vista di questa statistica, e questo è un bene. Il terzo Eidolon gli potenzia la ultimate, il quarto Eidolon gli permette di avere un aumento dei suoi HP massimi dopo che la sua vita scende sotto un tot, e quindi ci piace, è un buon bonus. Il quinto potenzia la skill e il sesto riduce a 4 il numero di cariche richieste per tirare il suo follow up. Il sesto Eidolon è abbastanza pazzesco, perché si concentra sulla parte più forte del suo kit offensivamente, che sono i follow up, che diventano spammabili con una facilità imbarazzante. In generale sono dei buoni Eidolon, lo ripeto, non necessari. Il set di relic che più vi consiglio su Blade è, a mani basse, il Longevous Disciple. Questo in 4x è fatto e confezionato per il nostro spadaccino d'archettone. È infatti un set che con il doppio pezzo ci aumenta gli HP del 12%, cioè ci aumenta i danni e la resistenza in combattimento, e con i 4 pezzi andiamo ad aumentarci il crit rate ogni volta che veniamo colpiti o che consumiamo HP. Vi ho già fatto la lezioncina sul crit rate, no? Date il 4x di questo set a Blade, sbloccategli le trace e già partite con un'ottima base di crit rate superiore addirittura al 20%, e ciò rende, lo ripeto, Blade un personaggio più semplice da buildare da questo punto di vista. Nel caso in cui non abbiate ancora il 4x di questo set, che vi consiglio caldamente di farmare per il vostro Blade, ci sono delle alternative. Potete dargli il doppio pezzo del nuovissimo set che aumenta la velocità, che tra l'altro si farma proprio in insieme a questo set per Blade, ovvero il doppio pezzo dell'Hackerspace, in modo da aumentare la velocità del nostro Blade. O ancora, potete dargli il doppio pezzo del set che vi aumenta i danni vento, ovvero l'Eagle of Twilight Line, anche questo molto conveniente. Evitate però il 4x di questo set per Blade, perché la ultimate non la userete così spesso, tenetela per personaggi che hanno ultimate più veloci come Danang. E in generale cercate di abbinare le coppie di questi set, 2x wind damage e 2x velocità per esempio, o 2x velocità, 2x HP per esempio. Date le statistiche che più servono al vostro Blade, cercando di combinare i set che avete chiaramente rollato meglio in termini di quelle che sono le statistiche che più servono a un attaccante su Star Rail, ovvero crit rate,
crit damage e nel caso di Blade anche HP. Ricordate che a Blade l'attacco non serve e quindi evitate questa statistica. Parlando invece di statistiche principali sulle relic, nel pezzo di testa vorrete nella maggior parte dei casi crit damage. Vorrete crit damage proprio perché Blade è abbastanza autosufficiente dal punto di vista del crit rate e l'ideale sarebbe di trovargli il crit rate rimanente per farlo arrivare al magico 50% tramite le substat delle relic. Nel caso in cui proprio non riusciate a trovare questo benedetto crit rate, allora optate per un corpo in crit rate con magari un bel valore di crit damage, come può essere per esempio questo mio corpetto che ha sì la main stat in crit rate, ma ha anche un 19% di crit damage come substat. Ai piedi di Blade volete speed, non ci sono altre alternative perché Blade non è un personaggio veloce di natura, non si aumenta la velocità da solo e quindi aiutatelo a raggiungere uno dei due numerini magici di Honkai Star Rail che vi permettono di gestire meglio i turni dei vostri personaggi nei cicli. Il numerino più basso è 121, valore che Blade dovrebbe tranquillamente raggiungere con un paio di scarpe in speed a 5 stelle e il secondo numerino è il 134. Valore che magari cercate di far raggiungere al vostro Blade tramite l'aiuto di altri supporti, che sia un supporto che utilizza il 4x del set Hacker Space che va ad aumentare la velocità di tutti gli alleati, che sia direttamente una asta tramite la sua ultimate. Parlando invece dei pezzi speciali, allora come set vi consiglio caldamente di scegliere tra l'Inert Salsotto e il Rutilant Arena. Il Rutilant Arena è il più forte sulla carta dei due perché ci va ad aumentare i danni dell'attacco base e della skill. Nel caso di Blade considereremo solo l'attacco base e in più ci aumenta il crit rate. Il problema è che per attivare l'effetto di questo set vi serve 70% di crit rate, che inizia ad essere un valore un po' altino, soprattutto per chi non ha super fortuna con le relic o non ha determinate lightcon. Quindi valutate questo set calcolando in base a quanto crit rate ha il vostro Blade. Nel caso in cui non arriviate al 70%, dategli il 2x dell'inert Salsotto. Questo richiede un 50% per attivare l'effetto, valore molto più raggiungibile, diciamo senza investimenti o fortuna pazzesca con le relic, e ci va ad aumentare i danni del follow up e della ultimate, e Blade utilizza entrambi i colpi nel suo kit, quindi scegliete tra uno di questi due. Per quanto riguarda le statistiche principali, sulla palla volete wind damage boost, mentre sulla corda volete rigorosamente HP. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Qui tra l'altro ho una corda proprio arena con la statistica giusta. Date HP a Blade, secondo me devono avere la precedenza anche su break effect perché Blade non è un breaker così sensazionale, non fa tantissimi colpi. Con HP andate a migliorarne di nuovo danno e resistenza, quindi non avete un motivo al mondo per non dargli questa statistica. Parlando invece di lightcon, non posso non iniziare citandovi la lightcon di Blade, che guardate un po' che caso è assolutamente la migliore su di lui, ovvero The Unreachable Side. Questa lightcon è perfetta, gli dà crit rate, gli aumenta gli HP massimi. Ogni volta che Blade viene attaccato o consuma la sua vita, gli aumenta il danno. Cosa volere di più dalla vita? Semplicemente perfetta, la migliore assolutamente tra tutte quelle disponibili, ottima anche per il fatto che vi aumenta il crit rate e quindi può essere utile per raggiungere più facilmente il 70% di crit rate richiesto dal set di relic che abbiamo visto prima, cioè dal Rutilant Arena, ma anche per raggiungere più facilmente il 50% del Salsotto. In generale è un'ottima lightcon. Esistono però alternative budget. Per quanto riguarda le 5 stelle, la lightcon di Clara che si trova nel banner base va benissimo perché gli aumenta l'attacco, ogni volta che Blade batte un nemico viene colpito recupera vita, si aumenta il danno, è meno forte della sua ma comunque funzionale. Questa è una lightcon molto versatile per i destruction, quindi può andar bene. E ancora più vantaggiosa in quanto budget è On the Fall of a Neon. Questa è una lightcon a 5 stelle che si ottiene nello shop del Simulated Universe, nell'Erta Store. Non ha un effetto fortissimo su Blade perché vi aumenta l'attacco e Blade l'attacco non lo vuole,
però rimane una Lightcon che portate a Super Imposition 5 molto facilmente, vi aumenta i danni quando rompete uno scudo, ha delle statistiche interessanti perché ha 5 stelle, quindi ci può stare. È inferiore alle altre due a 5 stelle e anche ad alcune a 4 stelle, però è comunque un'opzione che segnalo. Parlando di quelle a 4 stelle, vi segnalo le due migliori. Iniziamo dalla meno migliore, che è Under the Blue Sky. Questa è interessante nel caso in cui vogliate farmare con Blade, perché ogni volta che ammazzate un nemico vi aumentate il crit rate. Carino, il fatto di avere più crit rate in situazioni di farming o comunque più leggere. L'aumento dell'attacco è brutto, l'abbiamo già detto. Ancora meglio di questa è A Secret Vow. Questa è, credo, l'opzione migliore in assoluto per Blade, tolta la sua Lightcon a 5 stelle, in particolare se la portate a Super Imposition 5, perché qua i valori diventano veramente interessanti. Vi aumenta il danno del 40%, il danno, non l'attacco, quindi Blade è felice. E inoltre fate danno aggiuntivo a tutti i nemici che hanno più vita di voi. Chiaramente la problematica di questa Lightcon è che dovete giocare veramente a vita bassa e quindi evitare di giocare Blade con curatori troppo dediti al loro lavoro come Luocha, perché voi non volete che Blade venga costantemente curato da Luocha proprio per mantenere il doppio bonus. Devo dire che farvi qualche turno anche con solo il 40% di danno in più non è male, e in generale la Lightcon è la più funzionale allo stile di gioco di Blade. Concludo con una menzione d'onore a una Lightcon a 3 stelle, ovvero Mutual Demise. Questa è la fiera dell'economicità, parliamo di una Lightcon letteralmente free to play, e questa ha Super Imposition 5, valore alla quale dovreste averla tutti, vi aumenta il crit rate fin tanto che la vostra vita è sotto l'80%, valore che devo dire Blade avrà per la maggior parte dei suoi turni, quindi consideratelo un bel boost al crit rate e considerate di nuovo i set speciali indicati per Blade, che vogliono un tot di crit rate, quindi ci sta. L'ultima sezione di questa analisi completa di Blade sarà dedicata al team building intorno al personaggio, ovvero a un paio di esempi di formazione dove vi consiglio di provare il vostro Blade. Allora, tipo di formazione numero 1, Blade Hyper Carry. Blade sarà la maggior fonte di danno del vostro team e questa è una formazione indicata contro nemici deboli a vento o contro nemici non deboli a vento, ma voi avete Silver Wolf. Allora, la triade di base è Blade più Nihility più curatore. Come curatore, Natasha va benissimo, Bailo va benissimo, Luocha è un dio. Lui è il miglior curatore da abbinare a Blade, perché Blade si porta la vita al 50% con la ultimate e il nostro Lucianone bello biondo Lady Oscar ha un talento che gli permette di tirare la skill a gratis sul personaggio la cui vita va a 50%. Quindi Blade, 50%, Luocha, e lo riporta al 100%. Combo incredibile. Natasha è comunque un'opzione budget che va bene. Come Nihility potete giocare la Pela, a bassa difesa, rimuove buff sui nemici, potete anche giocare Velt, abbassate speed, velocità, oppure ancora meglio, se avete il cheat code, se avete Silver Wolf, mettete lei e potete giocare Blade anche contro nemici non deboli a vento, perché la debolezza a vento ve la setta lei. L'ultimo slot è a scelta, io vi consiglierei di giocare un Harmony, perché i personaggi preservation che mettono scudo non vanno in combo con Blade. Evitate quindi di giocare roba come March 7th, che vi impedisce di prendere danno, o come il Trailblazer Fuoco, che attira i danni su di sé e noi i danni li vogliamo su Blade e non sugli altri. Evitate anche la Clara per questo stesso motivo. Tingyun, per quanto sia un Harmony incredibilmente forte, occhio che vi vada ad aumentare l'attacco dei personaggi da lei potenziati, eccoci qua. E questo può non essere super vantaggioso proprio perché Blade l'attacco non lo usa. La ultimate di Tingyun rimane sbroccata perché vi aumenta l'energia e aumenta il danno, non l'attacco. Però diciamo che Blade è uno dei rarissimi attaccanti che proprio con la volpina fulmine non ci vanno super a braccetto. Potete mettere Asta se il nemico è debole a fuoco e il vostro Blade non è un velocista. Lei vi sistema tranquillamente il problema di velocità di Blade, ve lo potenzia in termini di danno, anche se purtroppo mi duole ricordare che anche la meccanica di carica di Asta va sull'attacco e quindi
non giocate Asta per il talento, per il fatto di aumentare l'attacco della squadra, perché a Blade di nuovo non serve. Giocate Asta per aumentare la velocità di Blade e farlo agire di più, più spesso. Se no, i due Harmony che secondo me stanno meglio sul caro Blade sono Bronya da un lato, che purtroppo non possiedo, Bronya è perfetta per Blade, gli dà crit damage, gli dà danni in più, decide lei quando farlo giocare, quindi in un certo senso gli tampona la speed, Bronya è perfetta. Se no si può valutare anche la Yukong. Yukong è una scelta interessante, devo dire, anche lei va a potenziare il crit rate di Blade e anche il crit damage. Purtroppo anche la skill di Yukong aumenta l'attacco di Blade, e questo è il motivo per cui Bronya straccia tutte le altre fanciulle ed è assolutamente la migliore Harmony da abbinargli. Un'altra alternativa di team building intorno a Blade è una Robina del genere. Questo è un tipo di team che vi consiglio se non avete Silver Wolf. La formazione classica con Blade Hyper Carry la potete fare così, se volete. Doppio Nihility oppure Nihility Harmony con Silver Wolf, Curatore e Blade. Nel caso in cui non abbiate Silver Wolf e abbiate dei problemi a rompere gli scudi dei nemici, mettete come ultimo slot un altro attaccante incaricato di rompere lo scudo del nemico. Se il nemico è debole a fisico potete metterci su Shang, se il nemico è debole a fuoco va bene Asta, va bene Hook, se il nemico è debole a fulmine va bene una Serval. Insomma, scegliete il secondo attaccante abbinato a Blade sulla base di qual è l'elemento su cui dovete insistere. Chiaramente in questo caso, per esempio, se i nemici sono deboli a fisico, ci cacciate una bella Su Shang buildata sul danno da break, e in questo modo Blade fa i dannoni e Su Shang rompe gli scudi. Non è una formazione paragonabile nella maggior parte dei casi alla stessa formazione con una Silver Wolf tirata su bene, però è comunque una validissima alternativa che dovrebbe permettervi di andare avanti nel Memory of Chaos senza troppi problemi. Concludo questa parte dedicata al team building con una piccola chicca dedicata al futuro di Star Rail. Se in futuro dovessero uscire supporti in grado di aumentare il taunt di un alleato, questo tipo di supporto sicuramente con Blade andrebbe a braccetto, proprio perché il signorino non ha nessun modo di aumentare la priorità d'attacco dei nemici. Insomma, lui non può portare i nemici a colpire lui, come invece fanno il Trailblazer Fuoco, Clara, e quindi un eventuale supporto futuro che gli permetterà di farlo, magari un supporto che targetta un alleato e dice colpite lui, ecco, un tipo di supporto del genere con Blade andrebbe veramente a braccetto. E detto questo, basta, io spero di essere stata sufficientemente esaustiva, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo a proposito del personaggio di Blade. Fatemi sapere se il personaggio vi convince, come lo giocate voi e eventuali ulteriori punti di forza o debolezze che mi sono dimenticata di sottolineare. E da Jul e Silver Wolf, perché purtroppo Blade non ce l'ho, è tutto. Io vi do appuntamento ai prossimi video e più nello specifico alle prossime analisi complete personaggio dedicate a Honkai Star Rail. Statemi bene e alla prossima. Ciao!